Amici di Ciao Como, di nuovo buongiorno, siamo al Tennis Club Como, oggi altra giornata di ATP Challenger, ma vogliamo scoprire, farvi scoprire qualcosa di nuovo, quindi andiamo dietro le quinte e come potete vedere qui ci sono gli incordatori, perché questo è un lavoro importante, siamo in compagnia di Vincenzo e di Mirko, e Vincenzo. Voi arrivate dall'Abruzzo e dalla Toscana, è una professione la vostra, e addirittura mi parlavate qualche minuto fa di un'academy che c'è a Todi, vero? È un'academy di incordatura a Todi, con sede a Todi, dove insomma ricerchiamo e cerchiamo di formare incordatori proprio per questo tipo di professione, quindi che siano adatti poi alla professione di incordatore nei tornei. E voi svolgete questa, che per voi è una professione tutto l'anno, perché sembra qualcosa strano, no? L'incordatore delle racchette da tennis. Facciamo questo. Seguite i vari tornei. Seguiamo, noi lavoriamo principalmente per tornei per la TMF e quindi facciamo, seguiamo chiaramente il percorso annuale fatto da MEF, e in più chiaramente personalmente abbiamo un laboratorio dove gestiamo appunto le corrette di customizzazioni delle racchette dall'amatore al professionista. Ognuno nelle località dove risiede praticamente, io in Abruzzo a Lanciano e lui a Lucca. E a Como voi siete da anni presenti? Allora, in realtà con me è il primo anno, io ho fatto quattro anni fa, mi sembra, un'altra apparizione, diciamo così, in un altro torneo. È la seconda volta per me, la prima. E allora vediamo un po', scopriamo, perché certo, insomma, ogni tennista di sicuro ha le sue preferenze, le sue scelte. Ci volete svelare qualcosa? Perché lì dietro vediamo delle racchette, ecco, ad esempio questa, poi ce n'è una senza le corde, vediamo. Questa in particolare, ecco, è di Nishikori. Ecco, Nishikori, facciamo vedere, perfetto. Che utilizza un ibrido con budello in verticale, alu power in orizzontale, la tensione che usa è di 50-47, ecco, che sono, spieghiamo libre, bene, libre, quindi il tennista, in questo caso Nishikori, decide lui come eseguire, andare in tensione con le, esatto, e vi porta le racchette, un numero di racchette adeguate a quello che pensa lui vi possono servire, diciamo così, per il match. Ecco, quante ve ne ha portate, se potete dirlo? Il match di domani ne ha portate 5 e ci ha avvisato che probabilmente ne manderà 2 dal campo qualora avesse bisogno, insomma. E quindi voi adesso, in giornata, in questo caso le faremo domani, prima del match, perché lui preferisce che siano fatte il giorno stesso del match. Prendo il budello, chiaramente, poi eseguiamo alla lettera quello che ci dice. E il budello, ci dicevate prima, è naturale e ibrido, ecco. No, il budello è un materiale naturale, e, diciamo, la parte orizzontale, che è un alu power, un Luxon alu power, è un sintetico, quindi diciamo è un poliestere, quindi, e lui lo preferisce così in ibrido. E la tensione è diversa a seconda dei punti della racchetta, no? Esattamente. Poi, ecco, lì c'è una racchetta, praticamente solo il telaio. Sì, qui ho già eseguito il taglio delle corde, è pronta per essere incordata per il match che ho giocato più tardi. Sempre di Nishikori, in questo caso di Cornea, di un altro giocatore, di un doppista, sì, che si appresta tra poco a giocare il suo match. Tra l'altro sta aspettando la racchetta, quindi la iniziamo. Nel frattempo è arrivato anche Paolo Carovio. Paolo, e devo dire che sono bravissimi, stanno facendo un lavoro, è un lavoro molto particolare, e sicuramente per il torneo stanno facendo un lavoro eccezionale, i giocatori sono tutti contentissimi. Perfetto, grazie Paolo, ma noi vogliamo proseguire, perché vogliamo scoprire che cosa sono queste macchine, cioè a cosa servono. Allora, in questo caso facciamo proprio una racchetta proprio all'atto pratico, dove il collega che eseguirà tutto. Mettiamo la racchetta. Qui chiaramente c'è la comanda dell'ordine sul carro e ci sono tutti gli strumenti che servono per
diciamo, ricordare ovviamente. Il primo strumento è la macchina, il secondo strumento sono le mani dell'incontro. Dell'uomo, quindi del professionista. L'esecuzione proprio materiale è quella che. Quello che facciamo, andiamo a impostare la tensione che richiede il giocatore, in questo caso 21 per le verticali, 21 per le orizzontali, anche qui è un ibrido, quindi sono due tronconi differenti di corda, una per le verticali, una per le verticali e una per le orizzontali. E poi si comincia l'opera di incordatura, come potete vedere si inserisce il budello. No, in questo caso non è budello. Fate bene a correggere. Sono due sintetici. Sono differenti per probabilmente una ha una qualità diciamo di grip sulla palla, a seconda può essere esagonale, ottagonale, può essere una corda liscia, quindi molte volte le ibridano proprio per questo tipo di caratteristiche. È come i tennisti che partecipano ovviamente a questo torneo e poi anche negli altri, con quante racchette si presentano in campo? Ma allora, anche qui è una cosa estremamente personale, c'è chi si presenta con una racchetta, una soltanto, e gioca tutto il match con quella racchetta, chi come Nishikori appunto ne porta intanto 5 e poi magari le manda dal campo. Andare dal campo vuol dire durante il match ci arrivano racchette mentre stanno giocando la partita, e noi dobbiamo farle nella maniera chiaramente sempre puntando a un livello qualitativo ottimale, ma fargliela avere nel tempo. E naturalmente il fattore tempo è importante, perché durante un match può cambiare la sorte di un match, sì, volendo possiamo metterla così, può cambiare la sorte di un match, ecco, farla più velocemente possibile. E allora vediamo, non vogliamo disturbarvi troppo, ancora qualche secondo, vediamo come viene svolta questa operazione di incordatura. Ecco, qui si viene calcolata la tensione, credo. Viene la tensione, viene. La tensione è sulla macchina. Sulla macchina. 2,10, poi. Per caso può... come si muove. Qua sono 21 fili. Display, no? E poi si infila. E da qui, in pratica, con la mano del professionista, nasce l'incordatura. E ve la stiamo facendo vedere. Ecco, questo, proprio per esempio, in la caratteristica di questo giocatore è un doppista. Porterà una racchetta in campo e ci farà tutta la partita, quasi certamente. Mentre poi, diciamo, giocatori che giocano in singolo, almeno due racchette, se non tre, diciamo che coprono i tre set, quindi tre racchette di solito di media le fa. E c'è qualcuno che anche ne usa di più. C'è qualcuno? Che ne usa un numero maggiore durante il match. Sì. Ecco, capita. Siamo in una fase di lavorazione, come potete vedere, in questo momento sono le corde in verticale, esatto, come diceva prima. Chiaramente si fa tutta la parte verticale prima. Bellissimo, è un lavoro insomma importante, è un lavoro che penso vi dia anche molta soddisfazione, perché essere in giro sui vari campi d'Italia e magari anche all'estero. Siamo spesso anche all'estero, diciamo che con MEF spesso siamo in Spagna, quindi Canarie spesso, abbiamo fatto Lugano, insomma, giriamo un po' per l'Italia e anche fuori. E allora noi vi lasciamo su queste immagini, siamo stati al tennis a Como per ATP Challenger Città di Como in compagnia di Mirko e Vincenzo, che arrivano da Todi, dall'Academy di Toni, uno dall'Abruzzo, l'altro dalla Toscana, e svolgono questo bellissimo lavoro che ci hanno mostrato con le immagini, e vi lasciamo proprio con questa incordatura di questa bellissima racchetta. Un saluto a tutti, amici di Ciocomo, e grazie a voi che siete stati con noi.